Fammi controllare intanto. Siamo online. Come siamo noi? Eh sì, vedi? Eccoci. Benissimo! Allora, come accennato prima, siamo qui con Max Gaetano, un mio caro amico, che ho conosciuto in piazza per i diritti degli animali. E infatti parleremo di questo in relazione al referendum che ci sarà. 20-21 settembre. Ok, e invitiamo gli animalisti, I vegani, i i vegetariani, i vegani, i fruttariani. vegetariani, i fruttariani, quindi diciamo le minoranze che ci stanno particolarmente a cuore, a prendere una posizione riguardo al referendum. Parliamo dei motivi del sì e quindi Max confuterà i motivi del sì. Del sì, va bene. Facciamo una piccola premessa: le minoranze che ci stanno a cuore, perché se dovesse passare il no, questo lo specificheremo meglio dei motivi del no, queste minoranze non avranno più alcuna voce, non avranno più nessuna possibilità di poter entrare in Parlamento, scrivere delle leggi, far approvare delle leggi in maniera trasversale, no? Perché non avranno più nessuna possibilità? Perché ci vorrà il 15% per entrare in un Parlamento così ridotto. E normalmente i partiti vegani all'estero, quanta percentuale hanno? Col 2-3% stanno entrando in tutti i parlamenti statali, addirittura nel Parlamento europeo. E quindi, finché si può entrare con 2-3%, qualsiasi minoranza può, Ha delle ha delle possibilità. possibilità. Se consideriamo che in Italia l'8% di vegani, cioè di vegetariani, e tra vegani, vegetariani e fruttariani siamo al 9%, 10% quasi, è questa minoranza chi la rappresenterà? Che peraltro minoranza, tra virgolette, perché 8-9% di una popolazione, cioè inizia a essere una bella percentuale. Significa che circa 10 persone su 100 hanno una certa idea. E Esatto. qua addirittura bisognerebbe arrivare al 15 per avere la possibilità. Perché, e lo ribadiremo poi nelle regioni del nord, le piccole regioni non saranno più rappresentate, interi territori non saranno. Cioè passiamo da un parlamentare, da un deputato ogni 80.000 abitanti al doppio, praticamente. Cioè, Quindi, confutiamo i motivi del sì. allora, i motivi del sì, il primo motivo del sì, innanzitutto è una cosa incredibile dover confutare i motivi del sì, che è lo stesso ministro della propaganda nazista Goebbels si vergognerebbe dico tante fake news, no? Il primo motivo del sì è risparmio, il taglio dei costi della politica. Praticamente voi dovete sapere che in statistica sotto l'1% è zero. Qua non è che siamo sotto l'1%, qua siamo allo 0,007% del budget dello Stato. Cioè, sotto l'1% non esiste, è trascurabile in statistica un qualcosa. Sotto lo 0,001% cos'è? Zero. Praticamente è un euro a testa all'anno. Questo è per avere cose in cambio, il taglio della rappresentatività di tutte le minoranze e poi andremo anche a specificare chi è per il sì, storicamente, le massonerie, le lobby, le banche e tutti quelli che manipolano, no? I lobbisti che manipolano i parlamentari. Meno sono, più facile manipolarli. Questo è abbastanza semplice, poi lo ribadiremo dopo. Quindi questo è del motivo della riduzione dei costi, che è talmente ridicolo che squalifica veramente chiunque l'abbia anche solo pensato. Nel senso, qualsiasi parte politica l'abbia propagandato in questo senso, tra cui anche gli innominabili 5 Stelle o il fatto Bilderberg quotidiano, dopo diremo perché il fatto quotidiano si chiama Bilderberg. E, un altro motivo, un'altra fake news del sì è che il Parlamento sarà più snello, più agile, le leggi saranno più facili perché, e non ci dicono perché. Innanzitutto dovete sapere che con un così ridotto numero di parlamentari le commissioni saranno ridotte di conseguenza. Le commissioni sono quella parte di parlamentari che studia specificamente certi argomenti, si riunisce in commissione, scrive le leggi in commissione, poi le porta in Parlamento e avvengono gli emendamenti.
a queste leggi. Saranno così pochi in commissione, ci saranno solo i due partiti previsti dalla P2, prevedeva il piano originario della P2 di avere due partiti. Spieghiamo, io sono qua a fare da moderatrice per chi magari non sa determinate cose, non che io ne sappia molto, quindi parliamo della P2. Sì, la P2 nel 1975 prevedeva già nel proprio piano di rinascita democratica, c'era il manifesto programmatico di questa loggia massonica segreta che aveva messo piede nel 75% di tutti gli altri dirigenti dello Stato, cioè aveva in mano lo Stato, non aveva anche bisogno di fare un golpe, c'era già in mano lo Stato. Nel 73 la commissione trilateral, che è la commissione fra diciamo i potentati economici massonici di Giappone, Europa e Stati Uniti, già nel 73, nel suo manifesto del 73, prevedeva tra dei parlamentari. Torniamo alla P2. La P2 prevede questo nel 75. Non ce l'hanno fatta i democristiani. Bea sta dicendo che è una trappola. Esatto. Non ce l'hanno fatta i... Ciao Giorgio, ciao. Ciao. Non ce l'hanno fatta i democristiani attuare il piano della P2. Ricordiamoci bene, questa P2 era una legata alle stragi di Stato, come anche dimostrato successivamente. Licio Gelli era un personaggino legato a tutte le peggio cose italiane accadute in quel periodo. Quindi non stiamo parlando di robetta. C'è stata la legge Anselmi che specificamente è stata contro tutte le massonerie, specificamente contro la P2. Non è perché c'è stata la legge Anselmi che la P2 non è proseguita, non si è ramificata in tutte le altre massonerie deviate, non deviate o stragiste, più o meno stragiste. Quindi torniamo alle fake news del sì, quelli che dicono di votare sì. Walter Rutti chiede: posso chiedere la tessera 1800? Credo che fosse quella di Berlusconi, 1816. A che nome si riferisce? Credo che fosse quella di Berlusconi o di Maurizio Costanzo. Avevano in mano tutti. Ho detto 75%, tanto per stare nel basso. Avevano in mano tutti. Quindi non ce l'ha fatta i democristiani, attuale che non era P2, non ce l'ha fatta i socialisti, non ce l'ha fatta la tessera 1816, non ce l'ha fatta Berlusconi, non ce l'ha fatta... nessuno di sta gente qua, non ce l'ha fatta Renzi, tanto per parlare sempre di gente vicina alle massonerie, ce la stanno facendo i grillini. È pazzesco, il punto principale del piano della P2, piano di rinascita, che tra l'altro piano di rinascita è come anche il grillino Conte ha chiamato la somma dei decretini, decreti Covid, DPCM, li ha chiamati piano di rinascita. Walter Rutti dice: allora tale modifica costituzionale non sarà la panacea di tutti i mali, ma potrebbe aprire una stagione di... Aspetta. Una stagione di modifiche atte a migliorare la carta costituzionale. Perdere questo treno è dir poco stupido. Sto leggendo quello che dite. Ma è come dire, è come tagliarsi i coglioni perché ti devi... Beh, hai detto che non dicevi più parolacce. E le palle, diciamo, per... I testicoli. Perché, non lo so, non vuoi far l'amore per un mese. Cioè, che vuol dire? Cioè, qua la direzione è in politica, tanto alla fine è sempre... può essere in due direzioni, si può andare o verso la democrazia diretta svizzera o verso quello che vogliono le lobby, le multinazionali. Cioè, le lobby, le multinazionali hanno stappato lo champagne ad ogni passaggio positivo in Parlamento di questa legge. Quindi, per tornare ai motivi del sì, motivo del sì, un altro è che le leggi saranno più facili, fatte meglio e più fatte in meno tempo. Peccato che la legge Fornero, la legge data da tutti gli italiani, l'hanno fatta in 5 giorni. Il Parlamento come funziona adesso, quindi se il Parlamento vuole ci mette 5 giorni a fare una legge. E come dicevamo prima, tutte le commissioni dove scrivono le leggi saranno così ridotte che ci saranno solo 2 partiti in quelle commissioni, esattamente come nel Parlamento. Non ci sarà nessuna minoranza che correggerà, dirà no ma guardate vi state sbagliando, non ci sarà nessun movimento animalista, partito animalista. Cioè, nel senso, se si dovesse parlare, facendo un esempio magari, poi dimmi se è una cosa stupida quella che dico, ma ipoteticamente si parla di benessere animale negli allevamenti e non c'è nessun animalista che parla di questa roba qua. Per esempio, uno del partito di centrodestra, uno del partito di centrosinistra, non ci sarà nessun, che ne so, adesso abbiamo il partito animalista che è arrivato quasi all'1%, al prossimo giro poteva arrivare al 2-3%, entrare in Parlamento, poteva far parte della commissione atta a poter scrivere la legge a benessere degli animali. Adesso tra PD e la Lega voglio vedere chi scriverà la legge atta a benessere degli animali. Non mi pare che ci sia molta propensione in questo senso, no? E comunque servirebbe sempre una minoranza che dica guarda che stai sbagliando, cioè
perché più si hanno, più ci sono meno teste e più la discussione è povera. Certo, funziona così dappertutto. E quindi ci troveremo ad andare verso la P2, chi voterà sì andrà verso la P2, verso la massoneria, verso, dopo diremo chi sono tutti quelli a favore. La prima legge che fece Mussolini 100 anni fa fu il taglio dei parlamentari, guarda caso subito dopo una pandemia. Pandemia, taglio dei parlamentari e poi dopo venne il fascismo, guarda caso. E, chi è per il sì lo diremo bene dopo, comunque Goldman Sachs, JP Morgan, tutti simpatici, tutta gente simpatica che sono? Sono banche multinazionali bancarie che hanno i piedi e le mani in tutti gli stati, negli apparati finanziari di tutti gli stati. I motivi del sì sostanzialmente sono, non so, sono solo fake news, sono pure questi qua, no? Il miglior, secondo loro, il miglior andamento delle leggi, che invece sarà impossibile, perché con queste commissioni ridotte all'osso le leggi saranno scritte malissimo. Il risparmio è proprio una presa per il culo, neanche Goebbels sarebbe arrivato a parlare di risparmio di un caffè a testa, di un euro a testa. Non ci sono i motivi del sì, sono tutte fake news. E i motivi del no? I motivi del no. I motivi del no, innanzitutto, le leggi verrebbero fatte male, malissimo, con tutta questa riduzione nelle commissioni dove vengono scritte le leggi, c'erano pochissime persone e non potrebbero scrivere in maniera omnicomprensiva di quello che può pensare, esatto, anche esatto, il 10% della, esatto, popolazione. Esatto, e qui tocchi il punto fondamentale, perché se alla fine in Parlamento entreranno solo due partiti, uno magari ha preso, che ne so, 25%, l'altro ha preso il 27%, entreranno solo due partiti perché gli altri dovranno prendere il 15%. Quindi ciao. Quindi questi qua col 47% avranno il 100% del Parlamento. Con una piccola variante rispetto a oggi, che oggi per fare una modifica costituzionale possiamo fare un referendum popolare, la gente può dire sì, no, non mi piace. Domani con due partiti in Parlamento basta che si mettano d'accordo due soli partiti per arrivare al 66% dei deputati. Se una legge costituzionale è votata tutte e quattro le volte, Bea Veg dice, anche ci fosse risparmio, comunque non andrebbe. Esatto, come diceva il presidente della prima assemblea costituzionale, diceva, la prima cosa per andare verso il fascismo, verso le lobby, è ridurre il numero dei componenti del Parlamento e modificarne le funzioni. E, perché compare proprio lì? Perché l'ho fatto io. Ah, ok. Dicevamo i motivi del no. Due partiti avrebbero il 100% dei parlamentari, rappresentando solo il 40-45% degli italiani. Se si mettono d'accordo, come facilmente avviene, basterebbe il 66% dei parlamentari, 66% alla Camera, 66% al Senato. La legge costituzionale, questa che noi stiamo votando, una legge costituzionale, cioè verrà messa, non è una legge normale che può venire cambiata con il 51% dei deputati, una volta al Senato e una volta alla Camera. Fammi finire però questo ragionamento, poi lo leggo. E, basterà 66% dei deputati perché sia votato due volte alla Camera, due volte al Senato, una legge costituzionale potrà essere modificata l'intera Costituzione, e non certo in senso positivo, perché con un così ridotto numero di parlamentari, le lobby, sarà un gioco da bambini per le lobby, controllarli, minacciarli, fare quello che volete, no? Perché più è piccolo le persone che decidono, più è piccolo il numero delle persone da controllare, da manipolare, da minacciare, e più un gioco da bambini, non è che ci vuole la spettre. È come se si fosse in una classe scolastica, esatto, dove due persone decidono per tutti, esatto, senza ascoltare il parere degli altri e nemmeno rappresentandoli. E no, 2 su 24 per dire, cos'è? È un dodicesimo. E tu basta che minacci queste due persone o gli porti una valigetta piena di soldi, come normalmente già spiegato John Perkins nei suoi libri, nelle sue testimonianze. Beh, non è che è abbastanza semplice da immaginare. No, John Perkins andava dai capi di Stato e portava una valigetta in una mano e un bossolo in un'altra. Diceva, se tu non prendi la valigetta, poi viene quell'altro che... certo. Rispondiamo a Walter. Io direi... Leggi tu o leggo io? Io direi di fare chiarezza, sentire il timore di essere esclusi da ogni dibattito perché siete
come percentuale sotto il 5%. Comunque vi auguro di crescere, ma mistificare questa piccola modifica non è giusto. Beh, non è tanto piccola se pensi che due partiti col 47% avranno il 100% dei parlamentari e col 66% dei parlamentari tu modifichi la Costituzione in come ti pare e piace, senza che poi ci sia referendum confermativo, perché se qualsiasi articolo della Costituzione verrà poi modificato con il 66% dei voti validi in Parlamento, non ci sarà più nessun referendum confermativo come adesso. E poi è l'8% dei vegetariani in Italia, non è poco. Considerando vegani, vegetariani e fruttariani, siamo quasi al 10%. Non è poca roba. Al Aldo. E tutti questi vegetariani, vegani e fruttariani saranno fuori dal Parlamento per sempre, perché non è improponibile prendere il 15%. Neanche la Meloni o i Grillini prenderanno il 15%. Dice, sono sincero, posso essere non d'accordo, voto sì, perché 900 mi sembrano troppi parlamentari, 600 sembrano un numero equo. Non grazie, sono 10 grazie per questa cosa, perché tra le varie fake news del sì c'è che sono troppi i parlamentari italiani paragonati al resto del mondo. A parte perché devi per forza paragonarti al resto del mondo quando è in ballo la democrazia. E alla fine, se ti paragoni al resto del mondo, risulta che noi siamo nella media, non siamo in alto, perché la fake news grillina preponderante è che gli Stati Uniti hanno solo 400 senatori. È vero. Peccato che gli Stati Uniti sono uno Stato federale. Questa è una cosa interessantissima, che infatti dovrebbero un attimo spiegare come funziona in America. Come la Germania, come la maggior parte degli Stati centroamericani e sudamericani, gli Stati Uniti, come la Russia, sono una federazione di Stati. Come la Svizzera, per esempio. Quindi cosa succede? Cosa succede? Che ogni Stato singolo, il Stato membro, ha una sua Camera e un suo Senato. Quindi hanno tutti circa una cinquantina di senatori, deputati, quindi arriviamo a migliaia di parlamentari per gli Stati Uniti, non 400 senatori, come ci vogliono far credere le fake news grilline. Quindi noi siamo a metà classifica, andremo nell'Unione Europea, andremo all'ultimo posto come numero di persone rappresentate per singolo parlamentare. Cioè come rappresentatività. E, tra l'altro, appunto, cioè, non si può paragonare una repubblica parlamentare, l'Italia è marcatamente la repubblica parlamentare, cioè dove il Parlamento dovrebbe avere la preponderanza totale rispetto all'esecutivo e rispetto a quello che fa l'esecutivo, mentre nelle repubbliche tipo presidenziali come la Francia il presidente ha più potere di fare le leggi, e quella è una repubblica presidenziale. Poi ci sono le monarchie costituzionali tipo la Spagna, che non c'entrano veramente con l'Italia, no? Tutti questi esempi che vengono fatti, no? Dai grillini, quando la Camera, la stessa l'ufficio studi della Camera del Senato ha detto che uno, la cosa più ovvia, si piglia la Camera più rappresentativa, che è la Camera dei Deputati, la Camera elettiva più rappresentativa. Vedi? Sono d'accordo. La Pepi dice la sua opinione. Esatto, questo passaggio qua è fondamentale. Cioè, noi 630 che abbiamo eletti nella Camera dei Deputati, si piglia con le altre nazioni la loro Camera più rappresentativa elettiva, no? Perché i grillini, tra le altre fake news, dicono è la Camera dei Lord della Gran Bretagna, del Regno Unito, ma è quella. Uno non è la Camera più rappresentativa, due non è elettiva o non è totalmente elettiva. Questo si fa, l'ha fatto l'ufficio studi del Senato, l'hanno fatto i loro studiosi, si pigliano per cose omogenee. Invece questi sono abituati a paragonare le mele con il lardo. E poi quando si parla di risparmio, scusa, il risparmio migliore sarebbe il taglio agli stipendi. Che non hanno voluto fare, guarda caso. Il taglio, quello che voleva la P2, ed è incredibile come nel dibattito pubblico nessuno dica che questa cosa la voleva la P2 nel 1975, la voleva la Commissione Trilaterale nel 1973. E che nessuno parli del taglio degli stipendi. Esatto, esatto, esatto. Cioè, questa legge si chiama Mussolini, Licio Gelli, Fraccaro. Fraccaro è il grillino eletto nel collegio Trentino Alto Adige che si è autoassegnato la legge, perché ogni legge deve avere un nome del primo firmatario. Mussolini la fece 100 anni fa, Licio Gelli la propose nel suo piano di rinascita democratica che si sta attuando grazie ai grillini e al Fatto Bilderberg Quotidiano, perché il maggiore sponsor di questa riforma è il Fatto Bilderberg Quotidiano. Dopo diremo perché è Fatto Bilderberg Quotidiano, ma guardate un po' tutti quelli per il sì, sono tutti legati alla massoneria, alle multinazionali, alle lobby, è pazzesco. Dicevamo, nel 73 la Trilaterale, nel 75 la P2, la loggia massonica stragista che aveva in mano tutti gli apparati
tutti i dirigenti dello Stato, questa gente qua è per il sì, ma vi rendete conto? Voi votate a favore di questa gente qua, cioè vendete la rappresentatività per un piatto di lenticchie, intere regioni vanno cancellate, interi territori, non ci sarà più nessuna minoranza, la Lombardia perderà una marea di parlamentari nonostante sia la regione più popolosa d'Italia. È pazzesco. Altri motivi? Volevi leggere qualcosa? Sì, volevo leggere. Il mese che dice? Loro stessi dicono che non serve a nulla. A mio avviso non serve più a nulla. Quindi, se volete consegnare il paese alle lobby, alle multinazionali, ma proprio 5 Stelle che dicevano di essere contro le lobby, il Fatto Quotidiano che è contro le lobby, vogliono consegnare alle massonerie, alle lobby, alle multinazionali, a tutta sta gente qua, vogliono consegnargli le chiavi dello Stato, no? Facilmente, come rubare caramelle a un bambino. Si sentono che non si sembrano pochi? Cioè, saremmo gli ultimi nell'Unione Europea ad essere rappresentati, avere un grado di rappresentatività. E poi il 15% ci vorrà per essere eletti in Parlamento. E ripeto, due partiti che magari la loro la cui somma è il 47-48% avranno 100% dei deputati, e ribadisco, con 66% dei deputati e di senatori tu modifichi la Costituzione come ti pare, come ti piace, senza che ci sia poi un referendum confermativo. Ora puoi, cosa dice? Puoi cancellare, a parte i primi 12 articoli che vengono considerati modificabili secondo un principio divino, tutti gli altri li puoi modificare dall'oggi al domani, senza nessuno che in Parlamento possa dire A, B, beh. Bea Beg dice proprio ora. Poi in questo periodo incredibile proporre questo referendum. Brava. Sembra strano. Brava. Cioè già il periodo di merda si può dire. Certo, sì. Cioè, sì, anche se Max aveva detto che non diceva più parolacce, però non era parolaccia. Dai. Cioè veniamo da un periodo pesantino, cioè il centro città non lavora più nessuno a Milano. Ah sì, certo. Non esiste più Milano, cazzo, il centro motore del sud Europa. E quanti piccoli imprenditori stanno chiudendo a vantaggio delle multinazionali che se li stanno comprando, no? Sì, sì, a Milano non c'è più traffico, Cioè, noi adesso siamo al mare, però viviamo a Milano, e ieri mi è capitato di prendere la macchina alle 6 di sera ed attraversare la città per andare da una persona che alleno a casa sua, che sono arrivato in mezz'ora. Cioè, roba che normalmente alle 6 di sera, un'ora... Quindi, come dice Bea, già ora le lobby, le multinazionali, no, tutto quello che il Fatto Bilderberg Quotidiano, i grillini sono contro, si stanno già pappando l'Italia. No? Andate a vedere gli albergatori di Rimini, quante ricette, quante offerte sotto costo hanno avuto per farsi comprare i loro alberghi dai russi e compagnia cantante. E pensate che tutti quelli che stanno fallendo, chi assorbirà queste attività che stanno fallendo? Le multinazionali, ovviamente. Quelle che poi domani, con questa legge, come fa notare Bea in questo momento storico, avranno ancora più facilità a schiacciare tutti i piccoli imprenditori, tutti quelli... E beh, certo, se non hanno la possibilità, cioè se non c'è qualcuno che dice no, questa cosa non va bene, capisci che andranno avanti come vogliono di base, ma è abbastanza evidente. E se non ci fosse gli attivisti del no che stanno comunque facendo sì, il mazzo su internet e ridicolizzando le fake news del sì, la TV non è che sta tanto dando... Beh, ma la TV, allora, io sono rimasta dal periodo di quando eravamo chiusi in quarantena, quando la televisione si è permessa di fare la lista delle fonti attendibili, mettendola negli spazi pubblicitari e dicendo di stare attenti alle fake news e dando loro la lista delle cose da ascoltare, lì a mio avviso inizia la fine della democrazia. Over the top, esatto, perché anche chiunque si può permettere di dire qualcosa portando le sue fonti, chiaramente non è che uno deve dire delle cavolate e allora è giusto, però non è che tu mi devi dare la lista delle cose che devo ascoltare e le altre no, non vanno bene e automaticamente sono delle cavolate. Perché ricordiamoci che, beh, per esempio, durante il nazismo, quando hanno bruciato i libri in piazza,
cioè, non è molto diverso, dare la lista delle cose da ascoltare, è una cosa molto più velata, è una cosa che non te ne accorgi, perché non è che ci sono i roghi in piazza, ma se ti iniziano a dire che quelle cose lì non le devi ascoltare perché non vanno bene, è un po' come bruciare i libri, che la gente non legge, la gente guarda i titoli dei link degli articoli e non fa nemmeno più la fatica di leggerli, perché tanto nel titolo c'è scritto tutto, tanto l'hanno detto in televisione, ma non è così. Sono roghi online. Quindi. Sono roghi online, pazzesco, certamente. Pazzesco. In questo, in più, meno persone ci saranno a poter dire la loro a livello proprio politico, nel senso di chi decide qualcosa, a mio avviso, logicamente, mancheranno delle voci. Cioè, e lo dice una persona che è sempre stata... Cioè, è una cosa logica, non è che bisogna avere non è che stiamo facendo un'equazione integrale, cioè stiamo dicendo, ci rivolgiamo, io mi rivolgo in particolare al popolo vegano, vegetariano, fruttariano, tutti quanti, non esisterete più, non avrà più senso andare in piazza. Oggi andare in piazza poteva avere senso perché domani il partito animalista poteva avere il 3%, quindi poteva andare in piazza, poteva far aumentare i voti del partito animalista. Domani chi caspita prenderà il 15%? Chi? Nessuno. Poi, cioè, come ci si difenderà da leggi scritte col di dietro? Come ci si difenderà? Cioè, già adesso non siamo rappresentati in Parlamento, nessun animalista è rappresentato in Parlamento e non riusciamo a difenderci. Domani, che sarà totalmente inutile andare in piazza a fare niente, perché a cosa serve andare in piazza se non a poter scrivere le leggi, modificare le leggi? Come li difendi gli animali? Cioè, chiaramente andare in piazza serve per scuotere le coscienze dal basso. Questo l'ho pensato sempre io e continuo a pensarlo, perché la rivoluzione parte dalla strada. Però poi ci dovrebbe essere qualcuno, è molto più semplice se c'è qualcuno che potenzialmente porta avanti la tua istanza. Prendi atto della tua istanza, ma se quel qualcuno deve avere il 15% per poterti rappresentare, io, cioè, parlo di rappresentare quando in realtà la mia idea di politica è la democrazia diretta svizzera, dove c'è il referendum scritto dai proponenti, dei cittadini si mettono assieme, scrivono un quesito, raccolgono le firme, quel quesito viene votato e il giorno dopo è legge, non come faceva Mitterrand, che faceva i referendum proposti dall'alto, dove scriveva lui il quesito, esattamente come fanno la Casaleggio, Associati e 5 Stelle, dove scrivono loro, i dirigenti di partito, il quesito, e poi lo fanno votare al popolo bue, iscritto a Rousseau. No, questa non è la democrazia diretta, questa è proprio è Mitterrand che voleva il plebiscito, perché quando tu scrivi il quesito, se tu sei un dirigente del movimento a cui si riferisce il quesito, lo scrivi secondo come ti pare. È chiaro, evidente. Nella democrazia diretta svizzera sono i cittadini che scrivono il quesito e viene votato quel quesito, raccolgono le firme e viene votato quel quesito. Questo è la Svizzera, la cosa paradossale di tutto questo, che la Svizzera confina con l'Italia, no? Cioè, forse in Mongolia dici, cazzo, vabbè, difficile, no? Perché siamo nell'epoca di internet. Ma pensa che i politici mongoli sono andati in Svizzera a cercare di imparare qualcosa. Noi confiniamo con la Svizzera. Avete mai visto questi grossi partiti, questi o grossi o piccoli, che dicono dobbiamo fare copia e incolla del sistema svizzero? E non considerate le fake news di quelli che dicono, ma la Svizzera ha solo 8 milioni di abitanti, perché il sistema svizzero è stato preso nei primi del Novecento, 100 anni fa, da degli immigrati svizzeri, l'hanno trasmesso nello Stato della California, perché ricordiamoci, come dicevamo prima, che gli Stati Uniti sono una federazione di Stati. Lo Stato della California c'ha il referendum svizzero e fa circa 40 milioni di abitanti. Quindi tutte queste fake news, che quelli sono piccoli, Porto Alegre, il bilancio partecipativo di Porto Alegre è piccolo, perché il caso che a Chengdu in Cina c'è un bilancio partecipativo di 4 volte quello di Porto Alegre, o comunque sta prendendo piede il bilancio partecipativo statale in Portogallo o nello Stato del Rio Grande do Sul. Questo tanto per allargare il discorso. Vediamo chi è per il sì. Abbiamo detto Mussolini, fu il primo a fare il taglio dei parlamentari, esattamente 400 deputati, esattamente come Di Maio, Fraccaro. Dicevo, la legge si chiama Mussolini, Fraccaro. Fraccaro, che personaggio è Fraccaro? Era quello che voleva portare la democrazia diretta, è stato
ministro della, nel primo governo Conte, è stato ministro della democrazia diretta e dei rapporti col Parlamento. Cosa ha fatto per la democrazia diretta? Niente. Ha introdotto il referendum svizzero? No. E tra l'altro cianciava di introdurlo con un mega quorum. Esattamente, siccome cerchiamo di capirci, il referendum svizzero è tutto di madrelingua tedesca, perché la Svizzera è fatta prevalentemente di madrelingua tedesca, la cosiddetta Svizzera interna. Infatti ha una forte influenza questa democrazia diretta svizzera sull'Austria, in parte sulla Germania, e forte anche sul Trentino Alto Adige. Guarda caso il collegio elettorale di Fraccaro. I madrelingua tedeschi della provincia di Bolzano sono riusciti a fare approvare al partito di maggioranza del Sud Tirol e Vospartain il referendum legislativo. Peccato che su Tirol e Vospartain, furbo come Fraccaro, ci ha messo un quorum al 40%. Quindi questi qua non hanno mai potuto usare un referendum con il quorum al 40%, perché è possibile. Questi fatti un culo così, sapendo che poi l'hanno provato solo una volta, facendo un quesito per abbassare il quorum, sono arrivati al 38% ed è finito, non hanno più fatto un referendum. Questo Fraccaro, il taglio del parlamentare, secondo voi, è uguale in tutte le regioni? No. Cosa vuol dire? Vabbè, magari alcune regioni c'è un 0, di differenza. In realtà è stato tagliato in tutte le regioni parlamentari, tranne che nel collegio elettorale di Fraccaro, Trentino Alto Adige. Lì sono rimasti uguali. Ma ti sembra un caso? C'è l'Abruzzo, il Molise, la Calabria, la Sardegna, l'Umbria, avranno tagli dal 50 al 53%, alcuni quasi al 60%. Trentino Alto Adige, collegio elettorale di Fraccaro, Grillino. No, onestà, cosa gli davano? Onestà era quella che diceva Martin Luther King, non ho paura del rumore dei violenti, ma del silenzio degli onesti. Adesso questi onesti qua, sedicenti onesti, che poi l'onestà non è non rubare, quello è un prerequisito non rubare, onestà è l'onestà intellettuale, di non andare lì dicendo che sei contro le lobby, contro le massonerie, e fai l'unica legge che favorisce le lobby e le massonerie. Dicevamo, chi è per il sì? Allora, abbiamo detto, Mussolini per primo fece questa legge, 400 deputati, esattamente come i 400 deputati voluti da Di Maio, Grillo, Casaleggio. Poi? Nel 73 la commissione trilaterale, una commissione di massoni, propone il taglio dei parlamentari. Nel 75 la loggia massonica più devastante che ha avuto l'Italia, la P2, nel piano di rinascita democratica, nel suo manifesto programmatico, mette il taglio dei parlamentari. Piano di rinascita, ribadiamo, è stato chiamato dal Grillino Conte la somma dei decretini di PCM per il Covid. Vi sembra un caso? Piano di rinascita. I casi non esistono. No. Poi, piano piano, tutti, Bilderberg, la Goldman Sachs. Cos'è il Bilderberg? Bilderberg è, diciamo che è stato il think tank, li chiamano, il pensatoio più pericoloso mai esistito, il pensatoio pubblico più pericoloso mai esistito su questo pianeta. Ha sempre unito, sotto spinta dei servizi segreti americani ed europei, i banchieri, direttori di giornali, i principali direttori dei giornali americani e europei, professori universitari americani e europei, e comunque tutti i giornalisti, tutti i mass media, TV. Guarda caso, l'ultimo ad andare al Bilderberg, a mano, il Fatto Quotidiano. Il grande giornale contro il lobby, diretto da Travaglio, allievo di fascista Montanelli, no? Verranno vestiti da agnelli, in realtà sono lupi rapaci. Esatto. Con tutto il rispetto per i lupi, però è una metafora. E l'Armageddon si avvicina. È evidente che l'agnello è più... Quindi il Fatto Bilderberg Quotidiano è andato mano nella mano con lo stragista assassino Kissinger al Bilderberg. Vogliamo ricordare chi era Kissinger? Kissinger è stato il politico più influente d'America. Si è fatto tutte le amministrazioni americane, tutti i presidenti americani, è stato presente, consigliere di tutti i presidenti americani, mandante dell'omicidio Moro, testimone e segretario di Moro, la moglie di Moro, che dissero che Kissinger minacciava Moro se continuava nella sua politica di compromesso storico, mandante dell'omicidio Allende, palesemente mandante dell'omicidio Allende, presidente cileno stuprato e buttato giù dal governo dal golpe di Pinochet manovrato da Kissinger, quindi assassino di una marea di cileni, compreso Neruda, che è morto durante il golpe, e quasi anche Sepulveda, che si è salvato per un pelo, per dirti questa gente che ammazza tutti.
mandante dell'omicidio del giudice Alessandrini, perché il giudice Alessandrini stava indagando le stragi di Stato e le aveva collegate al Bilderberg. Guarda caso, è stato ammazzato poco dopo. Gli atti del giudice Alessandrini sono stati letti tutti dal giudice Imposimato, che ha confermato tutti questi collegamenti fra Bilderberg e le stragi di Stato. Il fatto Bilderberg quotidiano va mano nella mano ai convegni di questi stragisti, delle stragi di Stato italiano, dei mandanti degli omicidi Moro, Kissinger e chissà quanti altri mandanti. Bisognerebbe leggere John Perkins per vedere quanti ne hanno uccisi di presidenti in giro per il mondo, vicepresidenti o analoghi. Quindi tutte le multinazionali bancarie, abbiamo detto la Goldman Sachs, dal 2013 che hanno tutti questi progetti, dicono che le costituzioni dei paesi del sud dell'Europa, in particolare dell'Italia, sono troppo democratiche e vanno ridotte. Certo, il primo passo fa il taglio dei parlamentari, quindi avrai pochissimi parlamentari, con il 66% dei parlamentari puoi modificare queste intere costituzioni così come vuole la Goldman Sachs, la Morgan Stanley, la JP Morgan, che dal 2013 battono su questo punto. Mi sembra che, cioè, una volta che tu dici chi è per il sì, mi sembra ovvio che devi votare no a questo referendum, no? Che dici? Direi di sì. E quindi gli animalisti, i vegani, i vegetariani, l'8%... Motivi del no credo che sia semplicemente dare la possibilità di essere rappresentati a tutti, soprattutto le minoranze, che sono quelle che possono dare veramente un vero motore al almeno provarci, eh? Esatto. Non è che perché diventa poi una dittatura, al contrario, però esatto, cioè dare delle idee nuove. Ma poi se adesso entreranno solo due partiti che col 47% dei voti avranno il 100% dei parlamentari, ma che cos'è? Non è il fascismo, ma è la massoneria, la P2. Cioè, col 47% dei voti tu hai il 100% di tutti gli italiani. Esatto. Bene. Che dire? Non so, vogliamo leggere qualche... No, niente, abbiamo letto. Abbiamo letto. Quindi, se non avete altre domande, andiamo a letto. No, mi raccomando, votate no 20-21 settembre, se ci tenete gli animali, se ci tenete le minoranze, se ci tenete a esistere, se ci tenete che due partiti, se non ci tenete che due partiti abbiano 100% dei parlamentari e possano cancellare la Costituzione, che dopo quella svizzera è la migliore al mondo, dopo quella svizzera. Poi facciamo il paragone con gli americani che non c'hanno manco la sanità pubblica, ma di cosa stiamo parlando? Le fake news grilline. Cioè... Grillo adesso, vabbè, non è per dire, cioè adesso appena ho visto casa dei miei sempre che ha aggredito un inviato della trasmissione dritto e rovescio, cioè l'ha aggredito fisicamente. Le scale. Adesso non ho ben capito cos'è successo, però l'ha aggredito fisicamente. Sì, certo. Cioè questi dovevano essere quelli che dovevano fare la differenza. La Costituzione la modificano come vogliono. Sì, perché quando hai il 66% dei parlamentari non devi più fare il referendum confermativo. Quindi la modifica in due secondi, devi solo far passare i 3 mesi tra una votazione e l'altra, e almeno adesso possiamo fare questo referendum. E tra l'altro il no rimonta, per questo Grillo è nervoso, il no rimonta. Rimonta pesante. Quindi io sicuramente andrò a votare. Speriamo. Volete lasciare in mano il Parlamento a due partiti che rappresentano il 40% degli italiani e che vi modificheranno la Costituzione sulla testa. Anche perché poi, insomma, nel senso, certo che voterò per i diritti degli animali, anche perché poi, cioè, se le modifiche appunto poi saranno così veloci, cioè magari un attimo che ti impediscono di fare determinati tipi di manifestazioni. Certo. Ma scusa, e se ci impediscono di fare determinati tipi di manifestazioni, significa che potremo fare le manifestazioni non autorizzate, che verranno multate pesantemente, e magari si arriverà anche a qualcosa di peggio. Beh, già ora siamo vicini a questo, figurati dopo, no? Volevo chiudere dicendo che è tutto orwelliano. Chi era Orwell? Orwell scrisse un libro nel quale indicava che tutto vi verrà detto al contrario, per manipolarvi, no? Il nome, il titolo del libro? 1984. Vi verrà tipo gli americani che vanno in Iraq per portare la democrazia e bombardando i bambini. Guerre, le missioni di pace, le missioni di pace, con le bombe. Cazzo. E poi tutte le...
che poi gli scappano questi video che fanno i Top Gun americani o i loro killer col fucile, che poi mandano pure online, si vede quando arriva la bomba in un punto, però c'erano dei bambini, dei cani, e non è che loro vanno lì e spostano i bambini, spostano i cani, no? Perché c'è il drone che comanda il missile, e c'è quel appostato lì, c'è uno della CIA, più militari americani, che riprendono la scena da vicino. Cioè, ci hanno fatto passare queste cose qua come missione di pace, ci hanno fatto passare l'idea che siamo andati in Africa per aiutare questi poveri incivili a vivere, quando vivono nel continente più ricco del mondo, ok? Esatto. E la gente ancora crede a queste cose. Immaginiamoci cosa possono arrivare quando tapperanno finalmente la bocca a gente come noi, perché dopodiché si arriva a quello. E Conte mi sembra proprio il preposto. Esatto. O il prevoso, dati i suoi collegamenti con la Chiesa, con l'Opus Dei, e va in giro, non è andato da Vespa con il santino di Padre Pio, di chi è? Come si chiama? Di Maio? Il prevosto. Di Maio non è andato a baciare sangue di San Gennaro? Questi, e poi chi rimarrà in Parlamento? Salvini col Rosario? E tutti legati a questi gesuiti, il Papa chi è? Il capo dei gesuiti, il Papa, se avete fatto caso, il Papa Nero, no? Cioè, anche lì io non riesco a capire, e qua esula da, però comunque è sempre, perché nei telegiornali devono dire quello che dice il Papa? Cioè, non è mica uno stato laico l'Italia? Allora dovrebbero dire quello che dicono gli esponenti di tutte le religioni che ci sono in... A me non me ne frega una mazza di sentire quello che dice il Papa, per esempio. Come il capo degli induisti, perché non fa parlare? Perché non fa parlare il capo degli induisti? Il Papa, ogni due per tre, che deve dire, figuriamoci. Mamma mia. Quindi, chi ha cuore, continuare a fare informazione ed essere potenzialmente rappresentato da qualcuno. Più gente c'è che può parlare, più è facile che, non è un, è abbastanza logica come cosa, più è facile che un minimo di democrazia. O comunque che chi rappresenta una parte della popolazione possa andare a modificare le leggi, a proporre emendamenti. E comunque, come dice Anna, se voterai per i diritti degli animali, devi votare no a questo referendum e devi far votare tutti gli altri animalisti. Passate parola fra gli animalisti. Sì, se no il fascismo è tanto. O si va verso la democrazia diretta svizzera o verso il fascismo. Se vince il sì, si va. Com'è che sono i dati? C'è qualche dato adesso riguardo alla... Gli ultimi sondaggi davano il no in rimonta, il no partiva dal 10% contro il 90%, poi è andato al 30 contro il 70, adesso sembra che sia il 40-45 contro il 60-55 del sì, però è in grossa rimonta, adesso non ci sono più sondaggi nell'ultima settimana, è in grossa rimonta. Speriamo bene, perché è andata così questo trend? Perché all'inizio i motivi del no, nessuna TV, nessuna radio, nessuno parlava. Parlavano solo dei motivi del sì, no? Queste fake news inesistenti che però venivano pompate, come faceva Goebbels, ripetute all'infinito. Quando c'è stata la par condicio e quindi la TV hanno dovuto dare spazio anche ai motivi del no, quando la gente ha cominciato a informarsi, quando gli attivisti del no hanno cominciato a essere molto presenti su internet, e gioco forza sono venuto fuori che tutti i motivi del sì erano fake news, i motivi del no dicevano attenzione, si va verso il fascismo, la prima legge di Mussolini fu il taglio dei parlamentari, la P2, la loggia massonica stragista voleva il taglio dei parlamentari, l'altro era più democratica la loggia massonica P2, perché voleva 450 deputati, e qua siamo meno, sai, quindi quale massoneria ha preso il posto della P2 per andare a 400? Quindi Anna, se vuoi votare per i diritti degli animali, non solo vota no, ma fai votare no a tutti gli animalisti che di solito magari non vanno a votare perché... Sì, diciamo che in questo caso è molto importante, ma in generale. Cioè, io sono una persona che non è andata a votare per secoli, però forse, cioè, al di là del fatto che ultimamente sono andata, non costa niente andare a dire il proprio parere. Alle ultime europee era candidato un partito di vegani, partito animalista, che... potrebbe entrare in Parlamento se non riducesse i parlamentari. Basta che arriva al 3%, 2-3%, adesso era quasi all'1. E... Al 14% sicuro non ci arriva. Al momento, perché è così. Cioè, non prendiamoci in giro. Ma non ci arriva neanche la Meloni. Entreranno solo la Lega Nord e il PD. Ecco, per dire... Cattolici. Cioè, non che a me interessi che ci entri la Meloni, anzi, ecco. Però per dire che è un personaggio pubblico, è un personaggio noto, è sempre in televisione, esatto. È in ogni trasmissione, esatto. La conosce chiunque,
una persona così, figuriamoci quello che c'ha il partito vegano, esatto, il partito animalista, esatto, il partito per la libertà sessuale, che ne so, quelle robe lì che sono importantissime, esatto, per una società civile. Quindi basterà che Salvini prenda il 25%, il PD prende il 23%, col 48% vanno al 100% dei deputati, quindi Salvini avrà il 60% dei deputati, il PD ne avrà il 40% per dire, o il 55% Salvini e il 45% il PD. Questo sarà il prossimo Parlamento, eh? Vi sta bene così? Direi che abbiamo detto tutto. No. Votare? No. Votare, se volete difendere gli animali, se volete che quell'8% di vegetariani in Italia sia rappresentato, dovete votare no. No. Ah! Venerdì mattina sono a mattino 5. Alle ore? 10. Canale? 5. Un sospiro.